Palazzo della Cultura Vallo della Lucania, sabato 3 dicembre, mi trovo qui in occasione della presentazione del testo dal titolo Perché proprio a me? Storie di malattia, a cura del dottor Pietro Masullo e fortemente sostenuto come progetto dall'Associazione MAVO. Immenso piacere essere qua stamattina. Per l'ennesima volta significa per l'ennesimo problema che attanaglia un po' tutti quanti noi. Da moglie di medico so che le persone malate non vogliono essere considerate dei pazienti, ma appunto delle persone, e quindi la medicina narrativa è forse quanto più bello ci possa essere. Ma questo è un libro che ruota intorno alla malattia neoplastica e alle sofferenze che essa induce, sofferenze di tipo fisico, di tipo psicologico, viste dalla parte dei pazienti che ne sono i protagonisti. Sono 15 persone, 15 malati, ex malati che hanno ritenuto opportuno raccontare la propria storia di malattia, dando particolare risalto a quello che è il loro vissuto personale, individuale, in maniera tale che tutti potessero usufruire di questa testimonianza e di questa esperienza. Ma soprattutto questo libro finisce con diventare un invito a fare la prevenzione oncologica. Prevenzione che è un po' trascurata, un po' sottovalutata, ma che è il caso di attivare e di attivare presto e bene. Benissimo, dottore, l'Associazione MAVO è sempre vicina a queste, diciamo, iniziative, voglio dire, di cui lei anche fa parte, anche volontaria. L'Associazione MAVO è benemerito ormai qua nel territorio, insieme ad altre associazioni certamente che si distinguono per questa intensa attività di informazione e di formazione e di educazione sanitaria. Con l'Associazione MAVO stiamo portando avanti parecchie iniziative da questo punto di vista. Questa è l'ultima in ordine di tempo, certamente ce ne saranno altre. Un consiglio a tutti coloro che ci stanno guardando, appunto lei ha parlato di prevenzione, quanto è importante fare prevenzione? La prevenzione non è importante, è fondamentale. Vedete, il tumore è una brutta malattia, noi che lo scopriamo qua stamattina, lo sappiamo da secoli, perché è una malattia vecchia quanto l'uomo, che in questo momento è alla ribalta un poco anche a livello di opinione pubblica per tutto ciò che gira intorno a questa malattia. Ma questa malattia nella sua gravità ha un tallone di Achille, ha un punto debole e che può essere prevenuto. Molti tumori, grande maggioranza dei tumori può essere prevenuta eliminando i fattori di rischio, quindi con la prevenzione primaria, diagnosticando la malattia in fase inizialissima, quindi prevenzione secondaria. La nostra associazione ormai da qualche anno sostiene i pazienti oncologici e la ricerca scientifica, quindi di fronte all'idea di realizzare una raccolta di storie provenienti proprio dai pazienti oncologici, la nostra associazione non poteva tirarsi indietro. Infatti è stato per noi un onore fungere da portavoce e ad appoggiare il progetto del dottor Masullo di creare questa raccolta di storie, proprio per far capire l'importanza di quello che è il percorso della malattia. È importante anche il messaggio che traspare da questi racconti, il messaggio di fiducia, di forza, l'attaccamento alla vita, c'è solo da apprendere. Infatti ritengo che queste storie e questi racconti siano un grande messaggio e siano proprio un punto di forza anche per coloro che si trovano attualmente ad affrontare una malattia. Antonella, per acquistare questo libro qual è la modalità e anche una forma di sostenere pure appunto la vostra associazione? Noi siamo qui a divulgare questo messaggio proprio nella speranza di apportare un contributo a tutti, sia a coloro che stanno affrontando la malattia che a coloro che fortunatamente non si trovano a combattere contro questi mostri. Chiunque volesse fare una donazione può farlo qui oggi in questa occasione oppure contattarci privatamente tramite i nostri social.